Buonasera, buonasera e ben ritrovati a quelli che la Samp. Devo dire, abbiamo portato bene. Abbiamo portato bene e speriamo di continuare a portare bene. Con me, ovviamente, se no, ripeto, non saremo qui, Francesca Faralli. Sei sempre troppo buona, buonasera a tutti. No, sei troppo buona a te, perché diciamo che lavori ancora di più dell'anno scorso. Beh, io devo dirlo, io lavoro un po' meno, lei lavora un po' di più, però vabbè. Allora, in studio con noi questa sera per una puntata super frizzante, quando mai siamo stati poco frizzanti. Il nostro, perché è diventato praticamente un collaboratore, Luca Oddone. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. E con noi anche, posso chiamarti il tecnico? E come vuoi. Gianluca Pelligra. Ciao a tutti, buonasera. Quest'anno salutiamo Luca Canfora, sei nella parte giusta, non puoi stare dall'altra nella parte quindi. Giusta, esatto. Allora, partiamo subito. Vabbè, io saluterei anche, ma non ve la faccio vedere adesso, così non facciamo caos, poi la vedrete dopo. Salutiamo intanto Alice, che è rimasto, e non sto sbagliando i nomi, che oggi non è potuta venire questa sera, ma abbiamo Alessia, che l'abbiamo dirottata nell'altro studio, ci fa da redazione, avrà tante cose interessanti da leggere, quindi ciao Ale, ci vediamo dopo. Allora, partiamo subito con il pezzo forte di Francesca Faralli, che è il nostro primo Impact quest'anno. Questa sera saranno tre. Il primo Impact lo guardiamo, l'abbiamo intitolato La grande bellezza, perché, ok, piedi per terra, dobbiamo ancora ben capire in quale posizione si posizioni la Samp tra quella vista col Benevento e quella poi vista nelle altre due partite, però insomma un po' da esaltarsi c'è. Luca, la grande bellezza la inquadriamo bene perché è uno spettacolo. La grande bellezza, Francesca, intanto diciamo subito una cosa. Non è Augello, perché è un bel ragazzo, ma non è per quello che è il titolo La grande bellezza. La grande bellezza perché quella, la partita contro la Lazio, è oggettivamente una grande bellezza generale. Una Samp così non l'avevamo più vista da tempo e ti lascia quasi attonito, quasi stupito. Ecco, tra l'altro abbiamo anche un po' sfatato sta cosa che la Lazio non è in forma, perché sono bastati poche ore sono bastate per farci vedere che poi la Lazio va bene, non sarà probabilmente la Lazio del pre-Covid del campionato scorso, ma insomma la Lazio è sempre la Lazio. Dicevamo, Luca, quindi c'è da esaltarsi o no? C'è da essere soddisfatti, da esaltarsi secondo me no, perché una partita non può essere un indicatore, come non può esserlo di per sé in negativo una partita persa nel modo con cui l'abbiamo persa contro il Benevento. La Lazio di sabato era sicuramente una Lazio con tante assenze, soprattutto sulle fasce, l'assenza di Lazzari e Marusic, nonché l'assenza di Immobile, credo che abbiano pesato. Era una Lazio sicuramente non troppo organizzata e non troppo in condizione. Ciò detto, è anche vero che contro squadre di quel calibro, riesce a raccogliere qualcosa quando riesce ad approfittare dei loro momenti di un pochino più deficitari, per cui la Sampdoria sicuramente con merito ha dimostrato, se non altro, di avere fiducia nei propri mezzi e di essere compatta e unita per l'obiettivo. Rispetto all'anno scorso, Gianluca, adesso vabbè, stiamo aspettando anche gli innesti definitivi di questo calciomercato, che alla fine si è rivelato anche abbastanza esplosivo, poi discutibile, e l'abbiamo analizzato l'altra volta, su alcuni punti, dal punto di vista soprattutto della prospettiva, però insomma, che ha regalato a Ranieri sicuramente giocatori di valore. Che cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? Beh, come hai detto te, sono arrivati dei giocatori tecnicamente di valore e importanti, che possono dare solidità anche all'intenzione e all'idea di gioco che ha Ranieri. Secondo il mio punto di vista ci siamo tolti dei giocatori che non erano funzionali, e voglio essere tenero e dolce, dici non erano funzionali al modulo Samp. Vedi Murru, vedi Viera, vedi altri giocatori. Sono arrivati dei giocatori comunque importanti, perché comunque Adrian Silva è un giocatore importante, è rientrato Verre, che secondo me è un ottimo giocatore. Abbiamo preso Keita davanti, che lui è un altro buon giocatore che ovviamente dovrà dimostrare, però insomma, funzionale alla rosa e alla squadra, direi che abbiamo fatto un salto in avanti. Poi sul discorso programmare e investire sul futuro, sui giovani, sicuramente è un capitolo, è un discorso a parte, però adesso arriveremo anche lì, perché insomma la partita con la Lazio ha regalato qualche interessante spunto, oltre a farci vedere qualche giocatore molto interessante. Ma direi di preparare l'editoriale, che il primo editoriale, perché abbiamo abbondato come la Samp,
Il primo editoriale che insomma riguarda il campo, che è quello di cui stiamo parlando adesso, e Francesca devo dire che insomma ha preso là, sta facendo delle cose straordinarie, guardiamolo. Da dove partiamo? Da Claudio Augusto Ranieri, l'imperatore romano di Genova che schianta la Lazio? Da Morten Sette Polmoni Tosby, che diventa l'incubo peggiore di Milinkovic Savic? Dal samurai Yoshida, che assieme a Tonelli non fa passare nemmeno uno spillo in difesa? Dalla ritrovata solidità del centrocampo? O dal gioiellino Damsgaard, che i tifosi si augurano non abbia già stampato il codice a barre nella schiena? Insomma, per una volta che abbiamo l'imbarazzo della scelta, in quanto a note positive, lasciateci assaporare il momento. Una menzione particolare se la meritano due ragazzi agli antipodi per carriera e caratteristiche che hanno instaurato un feeling davvero inspiegabile e molto molto forte. Parlo di Tommaso Augello, il role Boba blucerchiato, e di Fabio Quagliarella, che per rimanere in tema cinematografico sembra più Benjamin Button. Tommy Bird e Quaglia sono l'uno l'opposto dell'altro. Quando il primo approdava in Serie B, l'altro era la Juventus e segnava al Chelsea a Stamford Bridge. Uno è un esordiente in A, l'altro si muove nel massimo campionato italiano come se fosse il giardino di casa. Uno fa il terzino, l'altro l'attaccante, uno difende, l'altro segna, eppure si trovano e si capiscono a meraviglia, in campo e fuori. Prendete sabato scorso. Prima Augello ha messo il cross per il numero 27 e poi ha deciso di rubare la scena con un colpo di punta da futsal per il 2-0. Poi le celebrazioni sono continuate anche sui social, Quagliarella si complimenta con un bravo bomber, a cui Augello risponde bomber io, bomber tu. La replica di Quagliarella? Tu crossa. In effetti, non gli si può dare tutti i torti. La strana coppia Augello-Quagliarella è la perfetta sintesi del lavoro che è stato in grado di fare Claudio Ranieri, prendendo il meglio da ogni elemento e amalgamando una formazione che comunque presenta punti deboli e lacune, sopperendo con l'organizzazione ad alcune mancanze che sarebbe scorretto far finta di non vedere. Mi sembra piuttosto evidente che l'11 blucerchiato, preso singolo per singolo, sia nell'immediato una buona squadra, su questo non ci piove. Ma continuo ad essere preoccupato per quelle che sono le alternative alla formazione titolare, specialmente in un campionato tenuto sotto scacco da un virus subdolo capace di rendere indisponibile in 4-5 ore metà squadra. Figuriamoci se in alcuni reparti nevralgici hai le opzioni contate. Insomma, calma, gesso e piedi di piombo, proprio come insegna Ranieri. Giusto celebrare la vittoria contro la Lazio, ma ricordiamoci di non fare come sull'altra sponda del Bisagno. I facili entusiasmi non sono mai una buona soluzione. Allora, prima di commentare quello che ha letto Francesca, ma di fatto la foto che vedete, che avete visto dietro nella cattedra di Francesca, era il nostro Lorenzo Montaldo. E non è che si siano fidanzati e volevano mostrarlo a tutti, è perché l'editoriale lo ha scritto, la penna dell'editoriale, del nostro primo editoriale, è di Lorenzo Montaldo, che salutiamo. Non era un santino votivo. Non era un santino, era per far capire da subito. Mentre Papa Paolo, chi era l'autore. Papa Paolo c'era perché c'è stata la celebrazione, quindi Paolo Mantovani sta sempre bene da tutte le parti. E Francesca Faralli, tra l'altro, c'era. Noi non l'abbiamo rimandato, deciso di non rimandarlo stasera perché insomma l'avevamo già fatto l'altra volta, quindi il nostro omaggio l'abbiamo concesso e dovuto, perché questo bisogna specificarlo. Allora, l'editoriale. Siete d'accordo? Luca con Lorenzo mi sa che ve lo dividete, giusto? La relazione con Montaldo siete, ve la lottate. No, eh? Un amore. È difficile che non condivida ciò che, quello che, esatto, scrive Lorenzo, lui lo sa. E io magari per indole sarei un pochino meno celebrativo rispetto alla, a una singola partita che, come dicevo prima, non può essere un indicatore da cui trarre conclusioni, però di per sé l'analisi dell'andamento del match grosso modo la condivido, per cui non ho, purtroppo non ho gran motivo di polemica su questo editoriale. Francesca, tu cosa avresti cambiato? Allora, dell'editoriale poco niente, avrei sottolineato semmai il fatto che a questa grande prova ci deve essere una controprova nella prossima partita, perché non può essere un caso che con la Fiorentina fai bene e con la Lazio fai bene. Ora voglio vedere qualcosa di bello, magari. Ecco, non vai a vincere, non per forza il risultato, esatto. Però una situazione di prestazione ottima al netto del risultato anche contro l'Atalanta. Io voglio il terzo segnale positivo per mettermi tranquilla.
Esatto. Una continuità. Esatto, la pura e semplice continuità, ma nella prestazione, non tanto nel risultato, sì, perché sì, contro l'Atalanta obiettivamente puoi fare bene, sì, puoi fare male. La prestazione e il risultato poi è una conseguenza che poi arriva. Io sottolineerei una cosa sull'andamento della partita con la Lazio. La Lazio, in generale, la Lazio non è una squadra che ha un'impostazione particolarmente propositiva rispetto ad altre squadre di alta classifica. Inzaghi sicuramente concepisce un calcio un pochino più conservativo. E una delle prove di quanto la Lazio non fosse in grandissima condizione sabato sono i dati del possesso. Per la prima volta la Sampdoria ha avuto un elevato dato di possesso palla, pur essendo la Sampdoria stessa non certo una squadra che costruisce le sue fortune quando le ha sul possesso palla, per cui sicuramente la Lazio ha messo la Sampdoria nelle condizioni di poter giocare e trovare coraggio. Però, ripeto, va sottolineata comunque una prova positiva, perché credo che al di là delle loro assenze chiunque di noi prima della partita sarebbe stato sicuramente più pessimista. Ecco. È ovvio. Che cos'è che ha funzionato di più? Oggettivamente la Lazio non era la vera Lazio, almeno se uno ha visto la partita e dai meriti, però i meriti poi sono della Sampdoria, aver comunque amplificato ancora di più col suo gioco anche... con determinati tipi di marcature, voglio dire, quelle che erano le criticità dell'avversario, e averne approfittato, perché comunque poi la Sampdoria ha giocato bene. Allora, noi siamo attivissimi sui social e vogliamo, perché vogliamo dare spazio assolutamente a quello che è poi la parte principale, che non è un essere ruffiano, ma veramente, cioè, senza tifosi non saremmo qua noi, non sarebbero i giocatori in campo, anche se purtroppo per adesso sono da soli, perché non si può fare altrimenti, e stiamo, devo dire, stanno, perché soprattutto sui social stanno lavorando le nostre ragazze con ovviamente la direzione di Francesca. Allora, abbiamo giocato un po' su quello che è stato il migliore in campo, sono stati diversi, devo dire la verità, poi vengo anche da voi, però abbiamo... Spiegalo tu, perché è una tua invenzione questa. No, diciamo, tutte le trasmissioni che si rispettino fanno il giocatore eletto dai tifosi, il migliore della partita. Ah, sì? E abbiamo deciso di farlo anche noi. Poi a fine stagione il migliore in assoluto avrà un nostro riconoscimento l'uomo personale. Partita. Sì, l'uomo partita della partita e poi della stagione vediamo cosa direte voi. È ufficiale, diciamolo, verremo a Bogliasco. Verremo a Bogliasco a dargli la targa. Che si preparino, perché non so se saranno tanto amici. Non so se sia più una minaccia. Esatto, così. Sembra quasi più una minaccia. Allora, vogliamo dare... Allora, adesso andiamo da Ale, che così le diamo un minutino per prepararsi. Andiamo da Ale, che insomma ci dirà i nomi e chi è il giocatore più votato. Tu vuoi dirli tu i nomi, così intanto Ale si prepara? Io ho sbirciato un pochino e i più nominati, a parte Augello e Quagliarella, c'erano Thorsby e Damsgaard, i più nominati nei messaggi che sono arrivati su Instagram. Quindi vediamo. Andiamo da Ale. Ciao Ale, buonasera. Buonasera Laura, buonasera a tutti. Eh sì, Francesca ha ragione, alla fine il più votato è stato ovviamente Augello, però c'è da dire che anche Thorsby è stato molto apprezzato per questa partita, assolutamente. Però il primo marinaio della stagione è Augello. Ecco, il primo marinaio. Allora, siete d'accordo? Come non esserlo? D'altronde, voglio dire, ha fatto già alla fine dello scorso campionato, è stato uno dei migliori, anzi una bella sorpresa. Quest'anno si sta confermando e la partita poi comunque di sabato con un assist e un gol, insomma, è abbastanza semplice. Luca? Io rifuggo un po' dalla logica del man of the match. Premetto questo, ci ho detto, credo che entrando in questa logica sia giusto nominare Augello, perché comunque anche numericamente un assist e un gol, tra l'altro le prime apparizioni di Augello quest'anno mi hanno convinto assai poco, per cui è giusto rendergli merito per quanto ha fatto. Vorrei però citare anche Quagliarella, perché io credo che anche al di là del gol la condizione e la prestazione di Quagliarella nell'arco della partita continua a essere qualcosa che stupisce. Non è una cosa che ho visto solo io, perché quello che penso io non siete voi che dovete parlare, però mi è sembrato di rivedere un Quagliarella diverso dalla partenza dell'anno scorso, del campionato scorso.
Di Francesco ha ucciso Quagliarella, cioè possiamo, no, Di Francesco con quel modulo ha ammazzato Quagliarella. Rilanciamo la freccia che ci ha lanciato nel post partita. C'è anche un clima più sereno probabilmente rispetto a quello. A me dispiace però se tu a Quagliarella gli metti due compagni di reparto distanti sideralmente lo ammazzi, perché c'ha 38 anni, deve avere qualcuno che gli gioca vicino sto ragazzo, non è che puoi ammazzarmelo fisicamente e fargli dare nelle gambe da tutti i difensori della Serie A. Prima 7 partite è stato quello. Poi quando è arrivato Ranieri ha ricostruito un clima di serenità che purtroppo con Di Francesco non c'era. Ha rinnovato. Dici che potrebbe essere stato un elemento importante? Sì, che gli ha potuto dare anche quella tranquillità in più. Cioè, comunque ancora adesso è nuovamente in scadenza, sì, vabbè, quindi voglio dire, a prescindere dal rinnovo era in sé un giusto premio alla grande campionato che ha fatto l'anno scorso. Però ora, al di là del migliore in campo, in queste prime partite, doveste pensare a un giocatore fondamentale. Il classico giocatore dice, se non c'è lui, siamo fregati. Chi potrebbe essere? Candreva? Ecco, io citerei, ripeto anche qui, io per abitudine ho bisogno di contestualizzare di più, però sicuramente l'impatto che ha avuto Candreva rispetto allo spessore del giocatore mi è sembrato abbastanza significativo. Ecco, mi sembra anche tra l'altro estremamente motivato e dedito alla causa rispetto anche al tipo di gioco che noi, sul quale Ranieri punta, che è estremamente che punta molto sulle transizioni, sulle ripartenze e quindi anche poi sulle giocate dei singoli. Avere un giocatore come Candreva è qualcosa che sicuramente si sta rivelando nell'equilibrio della partita, secondo me fondamentale. Voglio saperlo anche da Francesca e poi vengo da te, Gianluca. È logico che i nuovi sono dei gioiellini che ti cambiano in esperienza e in qualità, e questo è innegabile, però quando hai un Tosby così su Milinkovic-Savic, hai un valore aggiunto anche di un giocatore che è stato bistrattato e criticato, come ha detto Ranieri, che comunque ti dà quello che altri non ti danno. Quindi secondo me alla fine il valore aggiunto alla fine è Ranieri, alla fine è qui, è lui. Non è un giocatore, è lui, perché te li telecomanda dalla panchina, sentissi gli urli che tira durante i 90 minuti. Gianluca? Condivido pienamente. I giocatori quest'anno, insomma, sono arrivati dei buoni giocatori, secondo me alcuni poi lo dovranno ancora dimostrare, perché Adrian Silva non lo conosciamo. Sì. Anche se vederlo. Devo dire che è bastato poco per vedere la sicurezza, certo, e la tranquillità che dà il reparto. Verre sicuramente è un altro buon giocatore, Keita anche lo devono dimostrare, però la cartina di tornasole e lo sbilanciamento, la gola della bilancia, secondo me, come è stato l'anno scorso, lei anche quest'anno è l'allenatore Ranieri. Però ora vi faccio una domanda, perché qualcuno ha provato a anche dare una perché risposta. Scusami e finisco, ma non per fare la polemica nei confronti del mister, assolutamente, che grazie a lui ci siamo salvati l'anno scorso e grazie a lui penso faremo un ottimo campionato quest'anno. Comunque la partita col Benevento, qualche errorino nei cambi, secondo me, no? E anche posso dirti anche a Firenze che se non vinci la partita, ma qualche polemica probabilmente la Lazio. Ma io ti dico anche contro la Lazio. Perché? Ma perché secondo me Janko è un giocatore che in questo momento non dovrebbe giocare. Secondo me no. Te la ma questo, ma poi come vedo io il calcio e come il centrocampo della Samp in questo momento. Secondo me invece Ranieri c'ha un progettino sul ragazzo, perché ma no, non c'è dubbio, assolutamente. Si vede che proprio gli dà una fiducia ripagata, se non altro con la cattiveria, perché Janto obiettivamente un po' io l'ho visto più cattivo in questa partita contro la Lazio rispetto a altre partite dove era bulico e non mi convinceva. Diciamo che la prestazione della Sampdoria sabato è stata un'ottima prestazione sotto tutti gli aspetti, anche su tutti, voglio dire, i componenti, no? Su tutti i giocatori, dove sono stati facilitati anche, secondo me, dalla brutta prestazione che ha fatto la Lazio, perché possiamo dire quello che vogliamo, ma un Milinkovic-Savic in quelle condizioni io non me lo ricordo, non l'ho mai visto giocare in tutta la stagione scorsa, ha sbagliato 4 passaggi da un metro. E questa è la cartina di tornasole. Senza Immobile per noi comunque è stata tanta roba, non averla per Caicedo. Caicedo a sua volta in pessime condizioni. Parola a destra che l'ha tolto alla fine del primo tempo, dopo 5 minuti che si è fatto ammonire. L'altro centrocampista, che adesso non mi sfugge il nome, che è un valore aggiunto per la Lazio, ha fatto una prestazione in colore, come si chiama? Milinkovic-Savic? No, il 10. Lucas Leiva? No, non il centrocampista, quello che gioca più avanti, trequartista. Luis Alberto? Luis Alberto.
il fantasma di Luis Alberto che abbiamo apprezzato e abbiamo imparato a conoscere. Ora però vi voglio chiedere una cosa, tornare a quello che dicevo prima, abbiamo discusso, non solo noi, del fatto che la difesa durante il calciomercato non sia stata toccata ed era forse il reparto che più aveva bisogno. Ora abbiamo visto una difesa, metteteci tutto quello che volete, l'avversario, però una difesa molto più tranquilla, tu non sei d'accordo? Però ti chiedo, potrebbe essere un centrocampo più di qualità, più sereno, proprio, cioè più amministratore? Così intendi? Per aiutare la difesa che di fatto è rimasta la stessa. Dipende dagli uomini che adesso a disposizione che fai giocare. Però dico, se il centrocampo che si è rinforzato può essere il motivo per cui la difesa ha sofferto meno. Però se tu al centrocampo continui a mettere la quantità e non la qualità, soffri un po' di più. Però quando hai Ramirez che torna indietro a difendere per quasi tutta l'intera sua partita a Firenze e con la Lazio non, ripeto, è stato così, però ripeto, se hai dei giocatori che rientrano a difendere è logico che nel momento in cui ti trovi in difficoltà hai sempre il raddoppio di marcatura e fai la differenza, e fai la differenza. Io per indole, per come sono abituato a ragionare, a pensare e a vedere il calcio, a ragionare sul calcio, un giocatore di qualità lo faccio sempre giocare a dispetto di un giocatore di quantità. È ovvio che anche il giocatore di quantità ti serve, perché vedi, ma te l'ha detto Canfora di venire qui ad anticipare gli argomenti? No, dimmelo, no. Perché sennò gli faccio sparire subito la sedia. Mi ha dato l'imbeccata? Secondo me, okay. Sì, no, è stato un bel assist, perché partiamo a far vedere il secondo impact che insomma si riferisce, poi ce lo spiega Francesco perché è il suo, sì, a Ranieri, che insomma sembra avere un po' la bacchetta magica, perché quando poi le cose vanno bene i meriti se li prende tutti, però insomma è anche un po' una frecciatina, insomma, chi è una frecciatona, abbiamo un arco pieno di frecce da usare a nostro piacimento. Ramirez che sia rimasto. Ramirez è un valore aggiunto, cioè ti posso leggere uno dei tanti messaggi che ci stanno arrivando. Centrocampo, Filippo Lotti, centrocampo eccezionale per qualità, Candreva, Ramirez e dal Damsgaard. Cioè Ramirez comunque dai tifosi è sempre ricordato e secondo me anche con il fatto che non è andato via è molto più amato adesso rispetto magari a 2 mesi fa, però è un giocatore di qualità. E la qualità, quando ce l'hai non puoi regalarla / lasciarla partire così a cuor leggero. E Ranieri finché ce l'ha lo usa e fa bene ad usarlo, perché Ramirez ti può spaccare le partite in positivo o in negativo, perché Ramirez è una testa calda, però te le spacca. Diciamo che comunque è sempre meglio averlo che non averlo, poi se riesce anche ad utilizzare, insomma si era un po' polemizzato sul fatto che potesse essere un uomo che a Ranieri non sarebbe servito più di tanto. Però. Sì, c'era chi salutava la sua partenza come un qualcosa non solo di necessario ma addirittura auspicabile, perché tanto io quest'estate spesso leggevo ma tanto a Ranieri Ramirez non serve perché utilizza un altro modulo. È ovvio far notare come la salvezza l'anno scorso sia passata attraverso i tanti gol di Ramirez, basti pensare al gol col Torino e Lecce. È evidente poi che in una squadra il cui obiettivo è comunque la salvezza, la qualità di Ramirez è un qualcosa che non può essere regalato a nessuno, ecco. Allora, abbiamo fatto un lavoro social anche su Ramirez. Gabbiadini che ferma i box. Che, insomma, Gabbiadini. Gabbiadini, anche lui a volte criticato, secondo me ingiustamente, l'anno scorso forse era quello che a livello qualitativo... Ha fatto dei gol pesanti l'anno scorso Gabbiadini, Non ne ha fatti tanti, ma quelli che ha fatto sono valsi tanti punti. Certo. Francesca, abbiamo fatto un lavoro anche su Ramirez. Sì, abbiamo chiesto anche su Ramirez un po' un parere ai nostri followers di Instagram. Mm-hmm. Abbiamo chiesto se secondo loro questo suo atteggiamento di rifiutare qualsiasi offerta avesse danneggiato la Samp, o seppure fosse stata la Samp ingenua o ritardataria nel proporre il rinnovo a Ramirez. Senti, ma non stiamo ancora parlando di società, perché ti fai venire la tosse? Ben Allora andiamo da Alessia, torniamo da Alessia. Allora, se parliamo di Ramirez, credo che è già qualcosa. È già qualche strascico che può. Alessia. Allora, Laura, la maggior parte dei tifosi ovviamente felicissimi della sua permanenza. In particolare ci hanno scritto, Stefano ha scritto, a mio parere è troppo discontinuo, bisogna rinnovare il contratto e venderlo a 10 milioni. Lui non era molto soddisfatto.
Gianluca scrive: Ramirez è uno di noi, sono contento, ha dimostrato di tenerci. Francesco: indispensabile non credo, abbiamo Verre che può sostituirlo bene, però è fortissimo. Ancora Giorgio dice: sicuramente serve classe, esperienza e garra. Moreno invece scrive: la Samp sbaglia se non fanno di tutto per non tenere Gaston. Altri commenti che lo vogliono titolare inamovibile e basta. Comunque la maggior parte sono molto soddisfatti della sua permanenza. Vabbè, meno male, insomma, poi direi che con l'ultima soprattutto a Firenze ha dato una bella sterzata per far cambiare un po' l'idea ad alcuni tifosi che, come diceva Luca, non erano così convinti. Intanto prepariamo, abbiamo anticipato in questo blocco qui il club, ce ne mancano pochi. Noi adesso stiamo decidendo di scovare anche tifosi singoli che sono lontani da Genova, lontani magari soprattutto dall'Italia, per cercare di legare questo filo, di non interromperlo e quindi di far vedere come vivono la loro sandorianità anche fuori Italia e lontano comunque da Genova e dalla Samp. Allora, comunque non dimentichiamoci che abbiamo fatto anche un sondaggio su Facebook, perché poi adesso parliamo solo di Instagram e poi bistrattiamo, sì, il povero piccolo Facebook che cioè dai, su Laura, per favore. Allora, su Facebook vi abbiamo chiesto: e continuate a mettere i like alla pagina, continuate a rispondere ai sondaggi che facciamo sia su Facebook che su Instagram. Abbiamo chiesto se secondo voi è principale l'obiettivo campionato, quindi salvezza e magari qualcosa di più, oppure se potrebbe essere con questa rosa, con questi innesti, l'anno giusto per magari fare anche qualcosina di più di quello che si fa di solito in Coppa Italia. Ok, allora intanto facciamo... Tanto voi cosa ne pensate di... ecco. Io non credo che sia l'anno adatto per fare questi discorsi. Ora, se abbiamo vinto con la Lazio, abbiamo vinto bene, grandi complimenti alla squadra e al mister. Ciò detto, non è stato un obiettivo possibile la Coppa Italia in anni e in situazioni in cui c'era forse da essere un po' più tranquilli rispetto alle prospettive generali di quanto non si possa essere quest'anno, quando l'obiettivo è tuttora quello dei 40 punti. Non credo che quest'anno, tenendo conto anche del fatto che la rosa nel suo complesso non ha in molti ruoli cambi all'altezza, non credo sia l'anno adatto per fare voli pindarici su altri obiettivi ulteriori al campionato, ecco. Allora, intanto facciamo... Diniciosamente è quello l'obiettivo. Che bello quando non mi fate parlare, mi piace perché almeno vuol dire che non ci sono... No, no, ma è vero. È lei che ci ha chiesto, no, sono come Italia, è un pallino, non ci posso fare niente. No, ma è un pallino di tutti i sandoriani. E poi anche lì ci torneremo, vedremo un po' cosa hanno risposto su Facebook i nostri tifosi. Io farei partire la cartolina perché questa settimana siamo stati in Puglia, a dire la verità. Prima del Covid avevamo già contattato i ragazzi pugliesi. E questa sera, se riusciamo a ripristinare il collegamento, che probabilmente non dipende neanche da noi, vediamo. Intanto partiamo con la cartolina, tanto gustiamoci un po' il posto e poi vediamo. Curare senza ramica sul sona, e hai il cuore meo, che sul tondo, nella rina, per l'amore ci la sa fa, e hai il cuore meo, che sul tondo, nella rina, per l'amore ci la sa fa, tamburello meo e te cuzza, poi alla cilusone, la cilutuzza, e hai il cuore meo, nella rina, bevda l'amore, ci la sale fa, e hai il cuore meo, che sono tondo, nella rina, bevda l'amore, ci la sale fa. Naiata ci lusone, ci lupia. E hai il cuore meo, che tu lo toni do. Nella rina, bevda l'amore, ci la sale fa. E hai il cuore meo, che tu lo toni do. Nella rina, bevda l'amore, ci la sale fa. San Paolo meo delle taranto.
Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato Claudio Napoletano. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Benvenuto, benvenuto a quelli che la Samp, ce l'abbiamo fatta in tutti i sensi perché sono mesi che dobbiamo sentirci. È stato anche per colpa del Covid. Esatto, l'ho detto prima, esattamente. Purtroppo abbiamo dovuto rimandare, però direi che ci siamo ripresi bene. Finalmente. E dopo una grandissima vittoria. Sì, meno male che è arrivata questa vittoria. Adesso siamo un po' al 50%. Abbiamo fatto due partite un po' così così, mentre le altre due sono state molto soddisfacenti. Speriamo che la sconfitta di Benevento sia servita a qualcosa. Speriamo, speriamo. Noi ne siamo quasi convinti. Allora, raccontaci un po' quanti siete, com'è nata questa idea, perché insomma sono 1000 chilometri. Sono tanti e questa è anche una sofferenza per noi, perché non riusciamo a essere tanto presenti fisicamente allo stadio, che possa essere in casa, che possa essere fuori casa, anche perché la stragrande maggioranza delle squadre di Serie A sono tutte del nord, no? E quindi per noi è comunque una difficoltà fare tutta quella strada. Ci siamo messi anche in cammino di notte lo facciamo con piacere, perché per noi la Samp è una cosa molto importante, per me, per tutti i miei compagni del club. Noi siamo all'incirca una trentina di persone e sono affiliate anche mogli e fidanzate, perché chiaramente questa cosa tira. E tutto è nato nel 2014. Io stavo cercando in estate, stavo cercando qualche sampdoriano della zona e mi è uscito nelle ricerche di su Google che c'era una persona nella provincia di Taranto. Ci sono incontrato con questa persona che mi ha presentato un'altra persona più anziana molto importante, che si chiama Norberto Gandolfo, un grandissimo tifoso sampdoriano. Lui è genovese, però è venuto a vivere qui in Puglia. E allora abbiamo deciso di fondare il club. Inizialmente eravamo 4, adesso siamo molto di più. Senti Claudio, ma tu non sei genovese trapiantato, te sei pugliese, no. Pugliese, mi sembra di sentire. Sono pugliese, dal centro della Puglia, provincia di Bari. Le orecchiette le fai? Perché se fai anche le orecchiette quando vieni su, passi di qua per piacere. Così. Non è un problema, non è un problema. Purtroppo la Puglia è lunga. E questo è anche per noi una difficoltà, per incontrarci tutti in contemporanea, perché per motivi di lavoro e motivi familiari non riusciamo a essere quasi tutti presenti. Però noi puntualmente ci vediamo nella nostra sede, che è in provincia di Taranto, ecco. E vediamo la partita insieme, ed è stata una cosa molto bella perché prima ero abituato a vedermi le partite da solo. Chiaramente non è la stessa cosa. No. Decisamente no, però Claudio, è sempre più bello. Però devo dire che anche dalle foto che abbiamo visto nel video, insomma, riuscite spesso a seguire poi lo striscione della Puglia blu cerchiata, lo vediamo spesso campeggiare l'ho nella sud. L'ho distratto io quello. E beh, sei qui per un motivo, eh. Grazie. E sì, ascolta, sì. Cerchiamo di essere quanto più presenti possibile per dare anche il nostro contributo e incitare la squadra per quello che si può. Senti, ma la pazzia più grande che avete fatto per la Samp? La pazzia più grande è stata partire all'improvviso, e quindi già per noi partire all'improvviso è una cosa un po'... Vuol dire almeno 10 ore prima. Abbiamo trovato un volo per Bergamo. Di quelli, sai, quegli ultimi voli che trovi disponibili. Poi da lì abbiamo preso una macchina a noleggio per venire a Genova e vedere un derby che alla fine non si è neanche disputato per pioggia. Strano. È stata una giornata memorabile, perché poi c'era molto maltempo, c'era la neve per strada, è stato un ritorno, è stato un parto. Immagino. Senti, ti chiedo l'ultima cosa, visto che sei tu che qui rappresenti tutti i tuoi, gli altri soci, ma dalla Puglia come nasce l'amore per la Samp? La maglia va bene, però qualche cosa in particolare, qualche partita, qualche... che cosa di preciso? Allora, per quanto mi riguarda, è stato la maglia, è inutile dirlo, la maglia è la più bella del mondo. E, quando ero piccolo sono stato lì a Genova e quando ho visto i colori mi sono un po' innamorato, chiaramente, come
può succedere a tutti, mentre ci sono stati altri miei compagni di club che hanno addirittura conosciuto Mantovani, conosciuto anche Mancini, e hanno partecipato a degli eventi. È stato Mantovani che partecipava a degli eventi qui in Puglia, soprattutto nel Foggiano, e quindi anche i miei amici, diciamo, da quella zona si sono innamorati, affezionati per il suo modo di fare, perché ha donato delle magliette per fare dei piccoli tornei, e chiaramente le persone si sono un po' innamorate anche della Samp per Paolo Mantovani. Questo direi che la maglia e Paolo Mantovani solitamente sono i motivi principali. Senti Claudio, io come dico sempre, perché noi parliamo con te, ma chiaramente parliamo con tutti i soci del club, quindi noi li salutiamo, quindi porterai i nostri saluti, siete sempre... Porterò i saluti a tutti chiaramente. Ma i benvenuti. Anzi, se potevo approfittare per salutare, sì, anche tutti i miei compagni del club, che non vedo da diverso tempo anche per via del Covid. Esatto, quindi sì, è ancora un ostacolo in più. Ti ringraziamo, buona serata e grazie per essere stato con noi. È stato un vero piacere. Anche grazie nostro. Ciao. Buonasera. Allora, speriamo di risentirli presto, che insomma questo Covid ci lasci vivere le nostre passioni e smetta di fare quello che sta facendo, perché siamo veramente ridotti in una situazione molto critica. Allora, direi che in regia possiamo staccare questi due minuti, giusto per... però state lì, perché poi Renzo Parodi ci spiegherà un paio di cose, l'editoriale di Francesca. Mettiamo i puntini su lei su alcune cose, perché qua abbiamo il professore. Professore... Se giuridicamente non parliamo correttamente, ci bacchetta. Io metto le mani dietro, che è meglio. Ci vediamo fra qualche minuto. Eccoci qua, pronti. Luca è caldissimo, ha messo gli scaldamuscoli addirittura, adesso proprio sta prendendo fuoco. Allora chiedo di partire subito con l'Impact, che siccome è più bello di me, perché è stupendo, chiederei ad Andrea e alla regia di tenerlo un bel po' dietro, perché ci piace un sacco. Devo dire, Francesca, sei stata... quando mai? Francesca si supera ogni volta quando mi dice ti mando l'Impact, ti faccio vedere cosa ho fatto, io sono contenta. Ad orari improponibili di notte, tra l'altro, ma vabbè. Sì, prima, quando uno soffre di insonnia. Però è andata bene, perché un anno e mezzo fa le telefonate di notte non le facevi un po' meno piacevoli. Lasciamo nel passato ciò che deve rimanere nel passato. Stasera è la serata delle frecce. Guarda, un arco. Pungenti, allora. Quindi, destini incrociati, perché ora poi lo vedremo. Io direi di chiamare subito il nostro ospite e partire, così magari lo senta anche lui da casa, l'editoriale di Francesca, che questa volta si è messa in vesti un po' più serie, molto serie. Guardiamolo insieme. Il caso Biang, procedimento giudiziario a carico del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, non è ancora giunto ad un epilogo. Ripercorriamo i fatti principali in attesa del 30 ottobre, data in cui si dovrebbe svolgere l'udienza davanti al GUP Arturi riguardo appunto al rinvio a giudizio e all'archiviazione. Il patron Doriano è accusato di appropriazione indebita, autoriciclaggio e utilizzo di fatture false nell'ambito del trasferimento di mercato di Pietro Briang al West Ham. Indagati anche Vanessa e Giorgio Ferrero, il manager Andrea Diamanti e Marco Valerio Guercini. Quanto contenuto nel fascicolo del pubblico ministero sosterrebbe l'accusa di aver procurato alla società Vici un ingiusto profitto, appropriandosi indebitamente delle somme accreditate con bonifico estero per una cifra di 1.159.000 euro. La prima udienza, rinviata per motivi processuali, risale al 20 settembre del 2019. Da quella data si sono susseguiti ben 6 rinvii: 14 febbraio, 25 giugno, 3 luglio, 11 settembre, 25 settembre e 16 ottobre. Mentre i Correi hanno fatto richiesta di giudizio abbreviato, il presidente della Sampdoria ha deciso di procedere con il rito ordinario. Questo significa che è in attesa di conoscere se il GUP deciderà di rinviarlo a giudizio oppure di archiviare il procedimento a suo carico.
Il 30 ottobre, salvo nuovo rinvio, dovrebbe essere resa nota da un lato la sentenza relativa ai giudizi abbreviati dei Correi, per i quali il PM ha chiesto rispettivamente la condanna a 2 anni e 4 mesi per Vanessa Ferrero, 1 anno per il manager Andrea Diamanti, 8 mesi per Marco Valerio Guercini e per il nipote di Ferrero Giorgio, dall'altra la decisione sul rinvio a giudizio o l'archiviazione del procedimento. In caso di rinvio a giudizio, il procedimento a carico del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero seguirà il suo iter ordinario. Vi è poi l'ipotesi dell'archiviazione, che può verificarsi solo se il GUP ritenga la notizia di reato infondata, se manchi una delle condizioni di procedibilità o se il GUP ritenga di particolare tenuità il reato. Allora, con noi lo ringraziamo in anticipo, Renzo Parodi, Repubblica. Buonasera Renzo. Buonasera a tutti. E grazie per essere qui con noi. Allora, non so se sei riuscito in tempo ad ascoltare quello che è stato un po' un resoconto lineare, semplice, per spiegare, fare un riepilogo che ha fatto Francesca Faralli, che oltre ad essere un'esperta di calcio, pur essendo una donna, ahimè qua è così, insomma, ha studiato e quindi questo è un po' il suo campo. Senti Renzo. No, perfetto, una ricostruzione puntuale, giusta, non aggiungo nulla se non... un piccolo particolare che in teoria Ferrero, che aveva a suo tempo manifestato l'intenzione di avvalersi del rito abbreviato, aveva poi cambiato idea ed in sede di udienza, quindi il 30 ottobre prossimo, potrebbe in teoria nuovamente richiedere il rito abbreviato. Ma insomma, questo non sposta di molto la questione. Il rito abbreviato significa che giudica all'evidenza dei fatti con i documenti già acquisiti e quindi non si fa il dibattimento in aula, per cui i tempi sono un pochino più ristretti. Finora la sua strategia è stata quella di guadagnare tempo, tanto è vero che è trascorso 1 anno dall'inizio del procedimento, ma è chiaro che lui, immagino, pensi di poter arrivare ad una prescrizione che in questa vicenda funziona ancora con il vecchio sistema, con il vecchio rito pre-riforma Bonafede. Quindi insomma, potrebbe anche scapolarsela così in caso di condanna, ma io non voglio percorrere i tempi né sostituirmi al giudice. Vediamo che succede il 30 di novembre, scusa, di ottobre, e poi ragioneremo su questo. Però questo non è il principale argomento, direi. È un addendum importante, ma se le cose che volete sentire da me riguardano la Sampdoria come società e il suo futuro, beh, allora bisogna passare all'altro procedimento, quello civile, che riguarda le due società che fanno capo a Vanessa Ferrero, cioè la Eleven Panels e la Farvem, che appunto sono sottoposte a concordato preventivo e che, dato ulteriori rinvii, il 22 novembre prossimo. E questo continuava a dire a novembre rispetto all'altro caso, dovrebbero avere un punto di svolta. Ecco, io ti lascio nelle mani, Luca, hai qualcosa di pronto o faccio partire Francesca? Andiamo avanti, dai. Allora ti faccio fare una domandina da Francesca. Quanto può essere pregiudicante secondo te in relazione al primo processo, cioè quello del caso Bianca, il fatto che il GUP poi si pronunci sugli abbreviati, nel senso, sappiamo benissimo che il 30 deve uscire anche la sentenza sui riti abbreviati dei Correi, quindi quanto può essere pesante questa situazione qualora effettivamente venisse rilevato che c'è stato una sottrazione di fondi, e in relazione anche al secondo caso quanto poi può essere penalizzante qualora non venisse concesso il concordato a Massimo Ferrero per le sue aziende. Sono due vicende che a mio parere non hanno niente di come dire, restano indipendenti. La versione penale, la vicenda penale riguarda Massimo Ferrero e sua figlia e suo nipote, come hai detto tu, per loro due ci sono già le richieste del PM, per Massimo Ferrero c'è il bivio, cioè archiviazione o rinvio a giudizio. Sono reati abbastanza gravi, quindi insomma adesso io non ho a mente le pene di tali, ma sicuramente sono reati pesanti, e teniamo conto che lui è già pregiudicato perché è già stato condannato in via definitiva per la vicenda Livingston a 1 anno e 10 mesi appunto con la condizionale, per cui una seconda condanna, se arrivasse al giudicato, potrebbe anche comportare la conseguenza
della messa ai servizi sociali, insomma, dell'affidamento ai servizi sociali. Ma questo riguarda lui, insomma, in quanto persona, mentre l'altra vicenda, quella del fallimento, riguarda indirettamente, ma in maniera molto chiara, anche il futuro della Sampdoria, perché è chiaro che se lui non è in grado di presentare un piano di rientro dai debiti, che dovrebbero essere attorno ai 130 milioni, quindi in questi casi si potrebbe immaginare un 50%, quindi una sessantina di milioni, se non è in grado o di presentare soldi o di presentare documenti, che ne so, un contratto di vendita o un pre-contratto di vendita a cifre assegnate, beh, a quel punto si andrebbe verso il fallimento. Però c'è anche una terza ipotesi in questo caso che io vedo e che cercherò di spiegare oggi, perché immagino sia questo poi che interessa ai vostri ascoltatori. Allora, che fa Ferrero? Vende? Allora, Ferrero, se dipendesse da lui, non venderebbe mai, ma se volesse salvare le sue aziende, quindi tutto il suo patrimonio immobiliare, case, cinema e quant'altro, e non potesse fare fronte ai debiti delle sue società, o delle società per la verità intestate alla figlia, ma c'è la Sampdoria, risale alla figlia, allora non aveva altra scelta che chiedere alla Sampdoria e monetizzare. In quale modo? Ha due scelte: o riesce a vendere la società prima della procedura concorsuale e quindi a trattativa libera, oppure, e questa secondo me, questa seconda che vado a dire, è l'ipotesi più probabile, oppure si accontenta e subisce l'iniziativa dei compratori, cioè i compratori acquistano il suo debito e poi chiedono al giudice fallimentare di riscuotere il debito stesso, che per loro è un credito, attraverso la vendita della società a Sampdoria, e in questo caso sarebbe il giudice fallimentare a fissare un prezzo di vendita, e naturalmente sarebbe un prezzo molto più basso di quello che Ferrero immagina di poter ricavare. Ma se io fossi, come dire, nei panni di chi compra, non mi precipiterei ad acquistare adesso, aspetterei di vedere in quali condizioni si presenta Ferrero all'udienza del 22 e poi farei i miei passi, ammesso di non averli già fatti. Non so se sono stato chiaro, perché è un argomento un po' complicato, ma insomma la cosa, la vicenda cessione Sampdoria passa dalla vicenda Farvem e Eleven Finance, cioè dal concordato preventivo delle due società. Allora, qui c'è Luca Odone che lo vedo che si sta agitando. Vai Luca. Avrei tante cose da dire, ma occorre essere sintetici. Due cose. La prima, rispetto alla vicenda del concordato preventivo di Farvem e Eleven Finance, ciò che io dico sempre è che in base al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta, Eleven Finance e Eleven Farvem, in quanto SRL, rispondono dei loro debiti con il patrimonio delle società e non con il patrimonio dei soci, per cui io credo che laddove anche il destino di Eleven Finance e Farvem fosse quello di andare a fallire, come è già successo ripetutamente più volte alle società della famiglia Ferrero, non credo che sarebbe aggredibile il patrimonio dei soci di Eleven Farvem e di Eleven Finance e Farvem, che poi è la holding Max di Vanessa e Giorgio Ferrero, in base proprio ai principi amministrativi di cui societari di cui parlavo prima. Rispetto invece alla cessione, anche qua, Romain Rolland, un letterato francese premio Nobel nel 1915 per la letteratura, fu uno dei primi a parlare di pessimismo della ragione e ottimismo della volontà. Io credo che quando parliamo di, poi ripreso da Gramsci, ma in realtà lui fu uno dei primi a utilizzare la locuzione, io credo che appunto quando si parla della ipotetica cessione della Sampdoria, che è fatta entro un mese, ormai da un anno e mezzo, purtroppo si ceda un po' al pessimismo della ragione e all'ottimismo della volontà, mentre il pessimismo della ragione mi porta a pensare che la carriera irresponsabile della famiglia Ferrero in ambito immobiliare e imprenditoriale lo porti semplicemente a vivere la giornata finché può, senza ragionare su un ipotetico piano di uscita più o meno onorevole, perché non l'ha mai fatto. Anche perché, e concludo, in questa contingenza
e del calcio e dell'economia e della Sampdoria, la Sampdoria sarebbe, posto che qualcuno voglia comprarla, sarebbe vendibile a una cifra ben di gran lunga inferiore ai debiti di famiglia, e ove anche quindi la vendesse alla famiglia Ferrero in mano non resterebbe nulla, e quindi, e chiudo, per il signor Ferrero, per lo sciagurato signor Ferrero, è molto più conveniente garantirsi 3 o 4 mila euro quotidiani di stipendio e poi domani si vedrà, piuttosto che ragionare invece da imprenditore su un piano d'uscita. Però ecco, non credo che il fallimento di Farvem e Eleven Finance in prima battuta potrebbe comportare il fatto che i creditori possano rivalersi sul patrimonio della controllante, che è poi l'Holding Max. Ma si ragiona sulla base del fatto che Ferrero voglia salvare il suo patrimonio. Ferrero rinuncia al suo patrimonio, lascia andare le cose, arriva al fallimento delle due società e perde tutto quello che le due società hanno in pancia, cioè 200 appartamenti a Torre Spaccata a Roma, il circuito dei cinema, tra cui il cinema Adriano, che aveva acquistato senza pagarli da Cecchigori, insomma tutto quello a gente connesso che costituisce il patrimonio della sua famiglia. In quel caso chiaramente i creditori si rifarebbero su quei beni. Ma a non quel punto la Sampdoria, come ha detto lei, indubbiamente oggi vale molto meno di quello che potrebbe ricavare Ferrero da una vendita. Se l'avesse fatta l'anno scorso, si sarebbe messo in cassa 50 milioni e l'acquirente, che era, come sappiamo, il gruppo Vialli, avrebbe provveduto a raccolarsi i debiti, che però l'anno scorso erano tra i 50 e i 60 milioni, oggi sono arrivati a 80 milioni. La Sampdoria negli ultimi sei mesi, diciamo quelli della pandemia, ha perso 20 milioni, come tante altre società di calcio, e si promette di arrivare a perderne altrettanti, forse di più, visto che le cose oggi vanno come vanno e potremmo essere sull'orlo di un nuovo lockdown e quindi di una sospensione dei campionati. A questo punto la Sampdoria non è più la gallina dalle uova d'oro, è una società destinata a perdere. Certo, se vogliamo immaginare che lui voglia portare le cose all'estrema conseguenza, dura finché dura, si vende tutto quello che ha, giocatori, campi sportivi, sedie della sede, tutto il resto, e poi quando cade per terra se ne va e ci saluta e ci lascia con un sacco vuoto. Sì. Però io credo che in quel caso si aprirebbero dei paracaduti, insomma queste cose non credo che le possa fare. Dopodiché certezze non ne ho neanch'io. L'unica certezza che ho è che certamente in questo momento gli acquirenti non si muovono, aspettano di vedere che succede all'udienza del 22. Senti Renzo, poi noi andremo chiaramente avanti, ma non ti voglio rubare troppo tempo. Ne parlavamo ieri, ci sono voci e smentite, però tu hai fatto un pezzo in cui, a parte la previsione che comunque abbastanza più sull'ottimista, nel senso che tu davi un limite secondo il quale forse non potrebbe andare oltre, no? Però diciamo che rumore ce n'è parecchio, di effettivo c'è qualcosa, si capisce qualcosa, c'è qualcuno che sta aspettando per poter entrare, cioè qual è la tua idea? La mia idea è che c'è qualcuno, come ho detto, che ti sta aspettando un ospite del tribunale fallimentare. In questo momento non si muove, perché sarebbe assurdo fare oggi un'offerta al buio, cioè senza vedere che succede nell'udienza del 22, posto che poi l'udienza si faccia, che non ci sia un altro rinvio, eccetera, eccetera, eccetera. E la situazione di cassa della Sampdoria non è per niente semplice. Arriveranno i soldi del prestito statale, quello previsto dal decreto Salva Italia di marzo, circa 20 milioni, ma naturalmente non tutti insieme, e bisogna pagare i giocatori, e gli introiti si sono prosciugati, perché non c'è più abbonamenti, non ci sono più biglietteria, non c'è più, gli sponsor scappano, e tutto quello che il Covid impone, insomma, non è difficile da conteggiare. Ripeto, le perdite sono già di 20 milioni nel primo semestre, e minacciano di essere altrettanto, forse più, anche nel secondo semestre. Poiché Ferrero non ha mai messo un soldo dei suoi nella società e che è sempre tenuto in equilibrio con le plusvalenze, questo gioco nelle circostanze attuali secondo me non funziona più.
E quindi, come dire, o affonda con la nave, con la mano alla visiera e attaccato all'albero di maestra, oppure prende atto della situazione e cerca di salvare il salvabile. D'altra parte, se lui fa il conto, come dire, dalla serva, per cui dice io ho bisogno di 50 milioni per salvare le mie aziende, e allora 50 milioni più i debiti, 50 milioni più i debiti sono 8, 5, 13, 130. È difficile che trovi qualcuno che gli paghi 100 milioni. Secondo me oggi la cifra massima che lui può spuntare dalla vendita della Sampdoria sono 100 milioni. Ecco, se trova, come dire, l'amatore che si fa carico dei debiti e che gli solleva, gli risolve il problema delle due società, ecco, 100 milioni potrebbero essere una cifra plausibile. Certo, 100 milioni da soli non bastano a salvare i suoi debiti, però voglio dire, i debiti li ha fatti lui, non li ha fatti lui. Senti Renzo, tu che hai, lo so, hai contatti diretti, una sensazione, perché tanto anche se sapessi non me lo diresti, Vialli ha rilasciato un'intervista, a mio parere non a caso, nel senso che forse ci spera sempre. Secondo te Vialli lo possiamo ancora nominare o è un capitolo chiuso? Allora, sarò molto sincero. Allora, io ho parlato diverse volte con lui e lui nega anche di chiamarsi Vialli, ma lo ha fatto anche l'anno scorso quando stava per formulare. Sì, esatto. Quindi posso dire con una buona approssimazione che se la cosa si fa, il capofila o comunque il futuro presidente sarà Gianluca Vialli. Con chi? Ecco, questo non te lo so dire, ma sicuramente avrà bisogno di uno socio di affari, come dire, un socio industriale piuttosto importante. Io ho sentito molti nomi, ma siccome non ho conferme dirette, anzi ho delle smentite su questi nomi, non li faccio, ma è chiaro che ci vuole chi poi ci mette i soldi, ecco. Se Vialli sia morto, in questo, evidentemente in sta... qui a volte è meglio una smentita che qualche piccola conferma quella buttata qua e là, quindi ci teniamo le smentite. Assolutamente sì, però una certezza, ripeto, è che se lo fare si fa, l'affare lo fa Luca. Perfetto, era quello che sono volevo formale. Sapere. Era la mia sensazione, quello che volevo sapere. Renzo, noi ti ringraziamo, a presto e speriamo di poterci anche vedere. Fra un mesetto speriamo di poter avere le idee più chiare. Esatto. Grazie a tutti. Grazie a te, buona serata, grazie. Ciao. Allora, ora niente, io mi tolgo. Allora, tanto cerco uno straccetto per lucidarti il piedino, mi metti il piedino sopra e lo lucidiamo perché, vabbè, abbiamo dato. Ecco, abbiamo toccato punti altissimi. Vi lascio senza briglie sciolte, andate. Ma io molto sinteticamente. Credo che purtroppo, cioè la ricostruzione è ovviamente corretta in termini filologici, giuridici e di logica. Credo però che, date le prerogative della famiglia e del personaggio, ciò che accadrà il 22 rispetto al procedimento concorsuale legato a Eleven Finance e Farvem non ha alcun legame da un punto di vista dei rapporti societari con il futuro della Sampdoria, perché sono loro che sono nella pancia di Holding Max e non viceversa, per cui se anche quelle fallissero domani la Sampdoria non è aggredibile, non è. Certo, una persona ragionevole, lungimirante potrebbe dire cerco di salvare il salvabile, per cui mi metto nelle condizioni di trovare un accordo con i creditori, cosa ho di valore, ho la Sampdoria, ma secondo me il personaggio l'avrebbe già fatto in condizioni peraltro migliori, primo. Secondo, secondo me ora nessuno, comunque, ove anche lui volesse vendere e non vuole, nessuno verrebbe a comprare la Sampdoria ora, perché sarebbe da matti investire nel calcio oggi. E in terzo luogo, secondo me lui preferisce, come dicevo prima, e è quello che ha sempre fatto, giocare d'azzardo, come il giocatore di poker che non si alza dal tavolo ben conscio di stare per uscire dal locale in mutande, e quindi porterà secondo me tutto quanto allo sfascio, guadagnando un giorno in più di l'autostipendio, fatturazioni false e paradisetti che si è creato con le vendite, le plusvalenze e quant'altro. Ma è chiaro, cioè, la fotografia è quella, poi la puoi vedere dall'alto, dal basso, da destra, da sinistra, ma il concetto è questo. Ah, tu, questo è stato nominato un po' il mese critico per Ferrero, insomma, il mese della verità, tu come la vedi? Sei più... Beh, la vedo con quello che si è detto, condivido perfettamente. Lui, se sarà costretto, perché perderà
tutto, per cui l'unica soluzione che può avere di cercare di svenducchiare il più possibile lo farà, se no non lo fa. Si vive la giornata al suo monumento, voglio dire, ha abbassato gli stipendi di tutti i giocatori, se non se ne è neanche toccato, è spesato di tutto, ha i suoi paradisi fiscali con le plusvalenze e quant'altro, chi glielo fa fare? Certo. Allora, gli animi si sono scaldati, quindi io vi riporto un attimino una bella nota, una nota lieta, e se c'è, ma direi di sì perché mi sembra di vederla da lontano, lontano perché è a Nizza, la nostra Valentina. Ciao Vale! Ciao Laura, ciao, buonasera a tutti! Come stai Vale? Bene, bene, portiamo un po' di leggerezza, dai, anche questa settimana con qualche curiosità, con qualche chicca da Oltralpe. Sì, Vale, la... Vale, ascoltati, credo sia tu, occhio al microfono perché sentiamo poco te, tanto il microfono che fa il balletto. Vediamo? Qui dovrebbe essere tutto impostato. Perfetto, ora ti sento meglio, ti sentiamo meglio. Allora, l'altra volta era gossip, adesso veniamo, mi hai accennato qualcosa, veniamo da una bella vittoria e hai preferito, dillo tu. Sì, esatto, oggi la rubrica la vogliamo dedicare ancora alla bella vittoria con la Lazio, sì, che comunque è stata a suo modo storica per diversi motivi, perché il risultato positivo con i biancocelesti intanto mancava dalla stagione 2015-2016. E poi in più con tre gol di scarto dal lontano 1997, quindi direi che è giusto godersela ed è stato un po' così anche per i nostri ragazzi in campo. Intanto aprirei con la partita dei record, un'altra partita dei record per Quagliarella che ultimamente ne sta raggiungendo tanti, che sabato sera ha celebrato le 200 presenze in maglia blu cerchiata e ha poi postato una bellissima foto su Instagram in cui si legge le prime 200 volte con la Sampdoria non si possono dimenticare, ma neanche le prossime, quindi un po' musica per le orecchie di tutti noi sampdoriani e un'ulteriore dichiarazione di gratitudine e di amore e di fedeltà alla nostra maglia, quindi cioè, ha fatto molto piacere leggere queste parole da parte del capitano. Ma quello che si evince anche in questo momento, curiosando qua là, perché comunque io continuo il mio lavoro da stalker, è il fatto che in un momento così particolare i nostri ragazzi, che adesso non possono contare sull'appoggio dei tifosi allo stadio e così traspare dai social, siano più vicini che mai, insomma continuano a fare gruppo e ciò si evince anche un po' da quello che pubblicano, da come interagiscono tra loro, quindi questa è una nota del tutto positiva che apprezziamo molto. Infatti nel post partita ci ha colpito, esatto come vediamo qua in foto, Candreva, che ha pubblicato questa foto scrivendo belli che siamo, ma non solo, infatti, fin qua è vero, basta guardare la maglia, esatto, poi basterebbe anche solo quella, ma anche Audero e il feeling con Yoshida, che ha esatto per ringraziare i compagni per la grande prestazione in una partita che per lui è stata definita speciale. Ma oltre alla celebrazione anche di Augello, che ha fatto il suo primo gol in Serie A, non ci è sfuggito il commento di Torbi per il compagno scandinavo Damsgaard, che potrebbe diventare una sorta di suo pupillo, dato che lui l'ha chiamato addirittura scherzosamente maestro e forse vedendo in lui un potenziale che poi speriamo di continuare a vedere noi tifosi in campo. Ma io direi di chiudere con un'altra chicca, cioè nel senso, diciamo che la settimana scorsa ci eravamo spiccati di vedere sugli spalti le nostre walks blu cerchiate e il nostro desiderio in parte si è esaudito, si è avverato. Abbiamo infatti visto questo sabato Deborah, la compagna di Quagliarella, insieme alla compagna di Verre e Lady Audero, tutte e tre insieme, che hanno un po' ravvivato gli spalti e il Ferrari, che in questo periodo comunque è un po' spoglio, lo sappiamo, quindi siamo felici di averle viste a fare il tifo per i ragazzi. E per chiudere, proprio questa mattina anche Keita ha postato una bellissima foto che è stata fatta dalla sua compagna del suo bimbo, che ha salutato Monaco e è ufficialmente in direzione Genova, quindi la famiglia si sta
trasferendo dall'altra parte della riviera e niente, noi siamo molto felici di tutto ciò. Vale, noi saremo anche felici di ritrovare nella prossima puntata altre immagini di festeggiamenti, ce lo auguriamo tutti, forse preferiamo anche alle belle ragazze dei nostri calciatori, no? Sì, forse sì. Preferiamo vedere le immagini di campo. Vale, noi ti ringraziamo, ci vedremo presto anche qui, però l'appuntamento è per mercoledì prossimo. Vi saluto, un bacio a tutti. Ciao Vale. Allora, usiamo gli ultimi 5 minuti per due partite, la partita di Coppa Italia e la partita con l'Atalanta. Allora, intanto vado un attimino da Alessia, se riusciamo, voi intanto pensateci, riflettete, ma so già le vostre risposte, per vedere cosa hanno votato su Facebook nel nostro sondaggio proprio riferito alla Coppa Italia. Lo sentiamo da Alessia. Sì, esatto, per ricordarlo avevamo chiesto se poteva essere l'anno giusto per puntare magari ad andare anche un po' più avanti in Coppa Italia, oltre che magari a ottenere qualche risultato in più in campionato. E allora, la maggior parte preferisce una salvezza, prima concentrarsi su una salvezza un po' più tranquilla, infatti 72 persone hanno votato per concentrarsi sul campionato, e invece 43 persone pensano che comunque si possa combattere sui due fronti. In particolare leggiamo qualche commento. Un paio, Ale, che siamo un po' in ritardo. Allora, Gabriele ha scritto: lottare su tutti i fronti per andare più lontano possibile. Un altro commento dice: Mancio scrive: ci sono almeno 7 squadre più forti di noi, puntiamo alla salvezza tranquilla che oro colato. Ecco, io direi che abbiamo anche involontariamente visto quanto siamo ligi, perché Alessia, oltre alla maglia bellissima della Samp dietro, ha il suo boccettino di igienizzante, quindi siamo proprio ligi. Stava proprio bene, Ale, non ti preoccupare. Non meglio della maglia, ma stava bene. Grazie Ale, ti salutiamo dopo. Perfetto. Subliminali importanti. Io però ho un messaggio, non vorrei essere troppo, forse la parte seria l'abbiamo fatta, quindi voglio un po' spaziare, e c'è un messaggio per Luchino. Fabio Calcagno dice: Luchino, il leader, sei un figone pazzesco. Quindi voglio dire, anche questa sera abbiamo azzeccato gli ospiti, perché insomma Gianluca e Luca, come hai detto all'inizio della trasmissione, sarà tutto femminile oggi il pubblico. Vabbè. Allora, insomma, la partita. Prima Francesca ha detto una cosa secondo me fondamentale: la partita con l'Atalanta potrà dare quella... Ma io credo che a Bergamo, io non, anche quando la Sampdoria è in condizioni pessime, non credo mai che si parta sconfitti, perché il calcio lo conosciamo. La cosa positiva di questa partita, di cui conosciamo le insidie, è che possiamo andare a Bergamo senza l'ansia degli sconfitti in partenza che debbono fare per forza dei punti, quindi con sufficiente tranquillità e fiducia, e poi andrà come andrà. Rispetto alla Coppa Italia, io credo che per la storia della Sampdoria sia doveroso fare bella figura in Coppa Italia. Esigo che con la Salernitana si passi il turno. Ciò che volevo dire prima è che non credo semplicemente che poi, che nell'economia della stagione, la società ci punterà in modo particolare, ecco, purtroppo. Gianluca? Assolutamente, la partita di domenica a Bergamo deve dare la consapevolezza della continuità, no? Della prestazione, oltre che del risultato, secondo me, perché poi adesso forti anche di due vittorie importanti, perché a Firenze e anche in casa con la Lazio hanno dato fiducia, hanno dato morale, e deve essere, secondo me, la partita con l'Atalanta una prosecuzione, voglio dire, delle belle prestazioni che sono state fatte. La Coppa Italia condivido, ovviamente, che è doveroso passare il turno contro la Salernitana, e soprattutto deve servire anche per far gamba un po' alle persone, ai giocatori che in questo momento hanno giocato un po' meno. Non penso che nelle priorità della società ci sia la possibilità poi di arrivare a una finale di Coppa Italia. Onorare sì la Coppa, però insomma è più importante secondo me concentrarsi su quello che è l'obiettivo della salvezza, che venga raggiunta nel miglior modo possibile, prima possibile. Se tu riuscissi a posizionarti in tempo, in una posizione comunque tranquilla, magari poter provare a... Forse più di altre volte la formazione, poi è ovvio, anche un campionato particolare. Più di altre volte, però... se siamo onesti, obiettivi, adesso anche voglio dire... Ci sono tranquillamente 7-8 squadre che sono nettamente più forti di noi.
dal punto di vista e dell'ampiezza della rosa e tecnicamente. Poi il calcio, la palla è rotonda, sconfitto non parti mai a meno che non lo vuoi essere tu, se non vai in campo con le giuste motivazioni e tutto il resto, per cui tutto può succedere. Veramente tanta, eh? Sì, però non hai... Non... Da casa, ecco, ci dicono anche Andrea Gullifa e Angelo M, sì, entrambi mettono l'accento su una cosa, anche perché la partita dopo, quella che disputiamo martedì, sì, è il secondo derby della stagione. Se passiamo noi, ovviamente, se passano anche quelli al di là del bisogno, e quindi in teoria bisogna passarla assolutamente e onorarla solo per quella partita. No, quello è fuori di dubbio. Giocare due derby, anzi tre derby quest'anno. Ma no, il fatto che uno debba andare in campo e non partire mai sconfitto e andarsi a giocare le proprie le possibilità è sacrosanto e deve essere tale. In maniera obiettiva che uno possa sperare che la Sampdoria arrivi in finale di Coppa Italia, insomma, adesso, magari, se siamo realisti, diventa difficile, poi lo speriamo, eh. Devono anche farsi perdonare l'ultimo di derby, per cui in quell'ottica, dal mister in giù, abbiamo ancora qualcosina. Allora, intanto ricordiamo che sono 470 i biglietti che saranno a disposizione per la partita di Coppa Italia, o di Team Cup, come la vogliamo chiamare. Ti interessa un altro messaggio, Lorenzo Montaldo da casa. Pure, dice, cioè l'editoriale, ospite, anche dice, messaggio da casa. Aspetterai prima di esaltarsi Samp Atalanta. Eh beh, voglio dire, Montaldo, mettiamo bene le mani avanti per non perdere. Vediamo Samp Atalanta, poi valuti, vediamo. Ok, beh, allora siamo, verrà qui siamo, a dircelo. Voglio dire quelli contro, contro il Benevento. E non siamo neanche quelli contro la Lazio che hanno vinto, voglio dire, in maniera agevole. Speriamo di non essere però il giusto mix, il giusto mix. Di avere un'identità. Noi siamo, ce la dobbiamo giocare, secondo me abbiamo le potenzialità, le credenziali per giocarsela con tutte. E sapendo che anche se siamo in una condizione tale che se anche dovessimo perdere a Bergamo non succede non nulla. Succede. Questa no, è la cosa principale. Mentre dopo la sconfitta col Benevento, io tremavo perché ho detto andiamo a Firenze 0 punti, in casa con la Lazio è dura, poi andiamo a Bergamo e poi abbiamo... quello che abbiamo sicuramente il bottino è superiore a quello che ci si poteva aspettare, assolutamente. Alle più rose aspettative assolutamente, e con questo direi che siamo arrivati in fondo. Ringraziamo Vale Danizza, ringraziamo tutti i telespettatori che sono stati con noi, tantissimi messaggi, promettiamo sempre la volta dopo di riuscire a leggerne sempre di più, però Francesca è stata brava, ha fatto il doppio ruolo, direi che triplo anzi, conduttrice, opinionista, canto e porto la croce, esatto. sì, giurista. Esatto, tutto le ha fatto giurista. Tutti. Grazie ai miei ospiti, Gianluca Pelligra, grazie, buonasera. Grazie a te Laura, grazie a tutti. Luca Udone, grazie a voi. Spero ti sia divertito, sì, e di aver potuto dare sfogo alla tua rabbia, sempre però moderata ed educata. Grazie alla regia, grazie a tutti, grazie ad Ale, se riusciamo a vederla Ale, se non se n'è andata già con la mascherina. Ciao Alessia, grazie a tutti, alla prossima settimana. E grazie per il lavoro che fai tutta la settimana, perché bisogna dirlo. Mi raccomando, sperando di commentare un'altra bella partita, mercoledì alle 21 su New Signal o sulla pagina di quelli che la Samp e New Signal. Buonanotte a tutti.